Serata particolare all'ippodromo Sesana di Montecatini, il primo di una serie di gran premi strizzati nel tempo per i problemi che ormai conosciamo. Si è iniziato stasera con il gran premio Società Terme di Montecatini intitolato all'indimenticabile Vivaldo Baldi, due prove, una riservata alle femmine, una riservata ai maschi. Per quanto riguarda le femmine, il successo è andato a Babirussa Jet, ben interpretata da Alessandro Gocciadoro. Per i maschi, Vincenzo Luongo ha pilotato il suo Belzebù Jet al successo dopo una corsa molto molto tattica. Complimenti, tutto come previsto. Sì, anche meglio, perché Bami poi ha fatto un bel secondo. La cavalla oggi ha dimostrato di essere la femmina più forte della generazione. Penso che dopo Cesena, però Cesena è andata davanti, oggi ha costruito, ha fatto la distanza in pista piccola, con i ferri, è una grande cavalla. La corsa tattica te la immaginavi così o è venuta fuori dalla partenza? Ma direi super tattica, no, me la immaginavo, perché sai, i diretti avversari secondo me erano con numeri abbastanza non pericolosi, quindi quello di Gocciadoro non so, magari avrà sbagliato, aveva il numero 7, quello di Smorgon aveva il 12, che non pensavo che veniva subito all'attacco, quindi la pensavo tattica ed è venuta come noi credevamo. Dai. Margini di miglioramento? Tanto, lui è un cavallo molto un cavallo molto bravo, duttile, sereno, e il cavallo secondo me fa ancora del buono. Tanti spettatori, anche se al massimo ce ne potevano essere per i regolamenti anti-Covid 1000, tanto spettacolo, buone corse, una bella serata. Seppur diciamo con tutte le condizioni al contorno, come l'organizzazione delle corse a porte chiuse per gli operatori ippici e l'afflusso contingentato per i visitatori dell'ippodromo, siamo comunque riusciti a partire, abbiamo visto delle belle corse, quindi questo appuntamento sdoppiato per quanto riguarda il Società Terme, quindi per il genere femminile e per il genere maschile. Quindi riteniamo una buona partenza, ci prepariamo per il 13 d'agosto con la corsa delle pariglie, dove abbiamo addirittura 6 pariglie partenti, il nostro trotto montato, per poi arrivare alla giornata del 15 d'agosto, il Città di Montecatini, un'edizione importante, particolare.